Trifase o monofase? Questo è il dilemma. Ciao a tutti, bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi voglio aprire un dibattito legato sempre al superbonus, perché ormai parliamo solo di quello, ma diciamo indirettamente. Con il superbonus si stanno diffondendo sempre di più impianti da più di 6 kW e a quel punto, dal momento in cui arrivi ad avere un impianto di potenza nominale sopra i 6 kW, nasce l'eterno dilemma tra monofase e trifase. Perché? Perché nel range dai 6 ai 10 kW di fornitura è a discrezione del gestore di rete concederti la fornitura monofase o costringerti a passare alla trifase. Partiamo dalla sicurezza, che è un tema che molti spaventa, perché si pensa che una fornitura trifase sia più pericolosa. In realtà, quando si parla di forniture trifase per la casa, forniture trifase domestiche, la tensione in casa rimarrà sempre 230 volt, non 400, perché non avrete praticamente nessuna parte della casa un elettrodomestico, una presa trifase, una presa in cui sia presente più di una fase. Di conseguenza, anche con le forniture trifase, i punti terminali della distribuzione dell'impianto elettrico del vostro appartamento saranno con fase e neutro, quindi con una tensione sempre di 230 volt e non di 400. Quindi la paura dal punto di vista di sicurezza nel cambiare da una fornitura monofase a una trifase, diciamo che è abbastanza ingiustificata. Il costo del cambio da monofase a trifase, o i costi fissi dell'avere una fornitura trifase e non monofase, sono veramente irrisori. Parliamo di al massimo un 50 euro all'anno di differenza, ma questo è molto legato anche alla potenza disponibile in prelievo sulla vostra fornitura. Quindi che abbiate 8 kW monofase, che abbiate 8 kW in trifase, la vostra bolletta più o meno sarà equivalente. La grossa differenza tra monofase e trifase sta invece in una visione futura, perché con una fornitura monofase da 8 kW o da 10 kW siete al limite della potenza disponibile per la fornitura, nel senso che, come vi dicevo prima, fino a 6 kW puoi chiedere la monofase e ti danno per forza la monofase, puoi chiedere la trifase, eccetera. Se ti serve trifase puoi averla, però fino a 6 kW sei sicuro che e distribuzione ti dia la fornitura in monofase se la chiedi. Dai 6 ai 10 è a discrezione del distributore, quindi sempre via distribuzione può decidere se darti la fornitura monofase o trifase. Oltre i 10 sarà sicuramente una fornitura trifase, quindi andare a fare un impianto fotovoltaico da 8 o da 10 kW monofase potrebbe essere un rischio in previsione futura. Se voi oggi andaste a comprare una macchina, la comprereste diesel o elettrica? Per fare un viaggio di 300 km mettereste nel serbatoio la benzina esatta per riuscire a fare quel viaggio e basta, o ne mettereste un po' di più? Ecco, questo è fondamentalmente lo stesso dilemma che c'è tra scegliere la monofase 8 kW o la trifase 8 kW. In un mondo, in una società che va sempre di più verso l'elettrico, fornelli elettrici, auto elettriche, pompe di calore, quindi riscaldamento elettrico, e poi chissà che cosa verrà fuori. In questo momento in cui si ha la possibilità, oltretutto, di spendere veramente pochissimo o zero per fare delle modifiche, per mettersi comunque al passo con i tempi, scegliere di mantenere una fornitura monofase anche avendo un impianto da 8 kW, anche avendo bisogno di una potenza disponibile in prelievo di 8 o 10 kW, è un po' arrivare al limite, è un po' un guardare poco avanti, guardare la settimana dopo, il mese dopo, l'anno dopo al massimo, perché vuol dire esaurire la disponibilità, cioè mettersi in una condizione di essere sempre al limite. Quindi il minimo aumento del fabbisogno energetico della vostra casa vi costringerà in futuro, magari quando il super bonus non ci sarà più, a
passare a una fornitura trifase, quindi ad aggiornare il vostro quadro generale e a fare tante piccole modifiche che avranno sicuramente un costo, anche se limitato. Però quello che mi chiedo io è: ha senso oggi, per questo timore di passare a una fornitura trifase, chiudersi a future implementazioni del vostro impianto con altri carichi energivori? Ecco, secondo me no. Fate, magari scrivetemi voi nei commenti che cosa ne pensate, perché appunto volevo aprire un po' il dibattito. Per come la vedo io, è un po' come avere un desiderio che puoi scegliere tra fare carriera nella tua azienda, arrivare al livello più alto, ma dopo sai che lì, da lì in poi, non ti muoverai, non riuscirai più a crescere, e dall'altra parte c'è un nuovo lavoro che ti fa partire esattamente dalla stessa base, ma che ti dà prospettive di crescita molto più elevate. Cioè potrai, se sarai bravo a fare carriera, aumentare il tuo stipendio, le tue entrate, eccetera eccetera eccetera. Ecco, per me sarebbe più naturale scegliere l'opzione che ti dà maggiori possibilità nel futuro, senza nulla togliere a chi sceglie di mantenere la fornitura monofase. Il mio consiglio alla fine si riduce a un concetto: se la vostra casa è già arrivata, nel senso che non avete in previsione di un giorno comprare un piano di cottura a induzione o di mettere la colonnina per la ricarica dell'auto elettrica, ecco, può anche bastarvi la fornitura monofase. Ma se siete proiettati, come la società si sta spingendo, verso una transizione elettrica, quindi avete in programma o avete comunque l'idea, potendo un giorno, di comprare l'auto elettrica, quindi vi servirà la colonnina di ricarica, comprare il piano a induzione per staccare completamente il gas perché già col super bonus avete montato la pompa di calore elettrica, e comunque volete dare una possibilità in più al vostro impianto elettrico, detta proprio così, io sceglierei la fornitura trifase. Molto probabilmente ne riparleremo. Scrivetemi nei commenti le vostre considerazioni. Via al dibattito. Bene, il video di oggi finisce qui. Ricordatevi, se vi è piaciuto, di lasciarmi un like per sostenere il canale. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, raccontatemi la vostra esperienza, le vostre opinioni, i vostri dubbi, perplessità, preoccupazioni. Se non sapete cosa scrivere, anche un viva al fotovoltaico, oppure Andrea sei bravissimo e bellissimo, può andare bene. Se questo canale vi piace, volete sostenerlo, volete continuare a seguirlo e non l'avete ancora fatto, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita di nuovi video. In descrizione trovate tutti i miei recapiti, i moduli per contattarmi, sia per le richieste generiche, quindi trovate il modulo di contatto generico, oppure se siete installatori e volete iscrivervi all'archivio installatori di qualità, trovate il modulo specifico, o ancora se siete tecnici e volete iscrivervi a uno dei corsi sulle pratiche di connessione, sia in iter semplificato che in iter ordinario, trovate anche lì il modulo Google dedicato. Sempre qui sotto trovate il link al mio sito, alla mia pagina Facebook, LinkedIn, Instagram, e basta, perché ho giusto quelli. Se volete sostenere il canale e siete già iscritti, potete contribuire ulteriormente cliccando sul tasto abbonati e scegliendo uno dei pacchetti che ho selezionato per voi, oppure potete farlo su Patreon. E infine trovate un po' di informazioni generali e di curiosità, per esempio tutta l'attrezzatura che uso per fare questi video. Come al solito, io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati alla fine di questo video e dell'attenzione che date al mio canale, e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.